E Fabrizio Dio l'aiuti a portarci nel mondo dello zero spreco con un'intervista decisamente singolare a cibo, spreco e appunto rifiuti. Intervista che poi è racchiusa in un libro, una pubblicazione che ha anche la prefazione da parte del presidente di AISA, Giacomo Cherici. Sono tre oggetti, il cibo, lo spreco e i rifiuti, che abbiamo sotto gli occhi ma diventano invisibili, perché magari mangiamo un pollo ma non sappiamo come è stato allevato e allora ci riempiamo di antibiotici, sprechiamo perché compriamo troppo, e poi i rifiuti, una volta che vengono messi fuori dal cassonetto, che fine fanno? Per cui è un libro circolare che parte dai rifiuti, passa allo spreco, parte dal cibo, passa allo spreco, poi i rifiuti e ritorna al cibo. Le ricette, diciamo, dello zero spreco quanto sono diventate popolari nelle nostre tavole? Ma le ricette dello zero spreco sono importantissime. Qui ne abbiamo selezionate 10, fatti da tre grandi chef stellati Michelin, che si sono messi al servizio dell'antispreco e hanno fatto ricette con le bucce di patata, con cose che generalmente gettiamo. Invece si riutilizzano e sono anche ricette molto buone. Che il cibo e lo spreco alimentare vanno a rappresentare una quota inimmaginabile di quelli che sono i rifiuti solidi urbani, cose che vengono messe dentro dei cassonetti, magari anche della raccolta dell'organico, ci sentiamo tutti quanti a cuor leggero perché abbiamo fatto la raccolta differenziata, ma comunque andiamo ad accendere un circuito di raccolta che in strada con dei camion produce un consumo, produce un costo. Quindi il cibo è qualcosa di estremamente importante, dove tutte quelle piccole accortezze, ecco perché questo libro, tutte quelle piccole accortezze come le ricette antispreco ci mettono in condizioni di evitare appunto di accendere quel camion. La nostra sarà solo una testimonianza molto semplice di come in maniera molto tranquilla, siamo ancora agli esordi ed ancora migliorabile, lo spreco possa diventare una risorsa all'interno dei nostri servizi, sia dei nostri servizi di accoglienza sia all'interno delle nostre mense cittadine. Prodotti che sono confezionati in esubero, già cotti o previa vicini alla scadenza, noi li ritiriamo quasi quotidianamente dalla grande distribuzione della città e li ridoniamo sia ai nostri servizi d'accoglienza sia alle nostre mense diocesane, che sono riutilizzati per arricchire il cibo quotidiano che viene dato alle persone in difficoltà. Annualmente, se abbiamo fatto un report circa il 2018, sono circa 10.000 kg di alimenti che noi abbiamo raccolto e ridistribuito all'interno dei nostri circuiti.